Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, secondo video sulle tecniche di illuminazione cinematografica. Vi metto qui da qualche parte il link per andare a vedervi il primo se ve lo siete persi. Questa sarà una serie di video, questo è il secondo di una lunga serie di video che usciranno nel tempo e quindi mi raccomando, mettete segui al canale e attivate la campanella per non perdervene neanche uno. Io sono Vincenzo De Caro, direttore della fotografia, operatore di camera, e da circa 2 anni porto qui sui social le mie esperienze lavorative incentrate più che altro sul mondo della smartphone photography, perché in questi ultimi 2 anni ho sviluppato un percorso incentrato su quel mondo lì con alcune aziende e brand del settore. Quindi anche oggi vedremo un setup luci, secondo me molto interessante, avete visto qualcosa nella intro. E lo calibreremo per ottenere il miglior risultato con il vostro smartphone. Quindi analizzeremo tutti i passaggi, come per il primo video, dalla location alla calibrazione del telefono, quale app usare e poi quale tipologie di luci stiamo utilizzando e come le stiamo piazzando. Passo passo, dettagliatamente, vedremo tutto. Quindi se vi è piaciuto il primo video e quello che avete visto all'inizio di questo video, rimanete collegati fino alla fine. Anche questa volta abbiamo scelto di lavorare su una porzione di spazio ridotta. Creiamo il nostro effetto stando fuori dalla finestra, staremo anche leggermente dal basso, come se lui si trovasse, diciamo, su un condominio o un palazzo e le luci della città arrivassero dal basso. Così è come si presenta, con semplicemente la luce della stanza accesa. Da qui iniziamo a lavorare. Come per lo scorso video, stiamo utilizzando il Beast Grip Pro. Per me è il miglior cage in assoluto, specialmente per le riprese video. Stiamo utilizzando Filmic Pro per sfruttare al massimo il sensore. Siamo con un iPhone 14 Pro anche questa volta. È per il web questa ripresa e quindi imposte 30 fps 4K, e Filmic Pro, vi ricordo sempre, che ci permette di spaziare tra tantissimi codec. Anche questa volta scelgo il Dolby Vision HDR, secondo me non è il codec migliore in termini di peso di informazioni, ma è quello che ci dà il file un po' più pronto, tra virgolette, visto che questo sarà un reel per il web anche in questo caso, lo trovo adatto. Prossimo punto, iniziamo a maneggiare la luce. Partiamo nell'individuare quella che è la key light, come sempre. Questo è un caso un po' complesso perché avremo delle luci all'interno sul personaggio e delle luci all'esterno. Se pensiamo alla scena, la fonte di luce più grossa che arriva sul personaggio e più importante sono le luci della città. In questo caso il personaggio è molto vicino al vetro e quindi partiamo proprio da queste, da quest'ultime, utilizzando questi Zhiyun Fiveray F100. Sono delle ottime luci LED che hanno una serie di effettistiche diverse, dove giocano proprio con dei colori per simulare un pochettino, immagino, anche effetti di questo tipo. Li abbiamo piazzati quindi più bassi rispetto al nostro soggetto. Proviamo a settarle al 100%. Abbiamo scelto in questo caso di mettere un effetto rosso su uno, sempre colore rosso, questa striscia che passa, che potrebbe andare a simulare un traffico, gli stop delle auto, eccetera, eccetera. Mentre sopra, adesso valutiamo in corso d'opera, ma vorremmo mettere qualcosa di più colorato che potrebbe ricordare una sorta di città futuristica, qualcosa del genere. In questo caso non stiamo facendo un film, è una scena fine a se stessa, quindi ci possiamo un po' sbizzarrire, non dobbiamo dare continuità rispetto ad altre inquadrature. Come risulta, con la sola key light ci piace abbastanza l'effetto. Andiamo a regolare l'esposizione, quindi seleziono manuale, il tempo deve stare a 1/60, giriamo a 30 fps, è un video per il web, e andiamo a toccare semplicemente gli ISO. Secondo me già ISO 100, considerando che poi lavoreremo all'interno, può funzionare. Magari ci concediamo un ISO 200. Cioè, per la temperatura imposto a 5600 gradi Kelvin con la tinta a zero. Penso che ci possiamo ritenere soddisfatti. Per eventuali ritocchi in esterno ci arriviamo dopo, adesso andiamo a lavorare con le luci sul personaggio. Siamo passati all'interno, lavoriamo sul personaggio che appunto si troverà qui. Utilizziamo questi tubi LED di Ulanzi, che sono tubi RGB non molto potenti, ma in questi quadri un po' stretti, li abbiamo usati anche l'altra volta, funzionano molto bene secondo me, perché la luce è piacevole, è abbastanza morbida, diffusa di per sé, e ci permettono di andare un po' a richiamare i colori sul volto del personaggio. Chiaro, stiamo costruendo qualcosa di un po' effettato, perché non sappiamo da cosa sono giustificate queste luci colorate all'interno dell'abitazione, ma in questo caso ce ne possiamo anche fregare. Come già detto, se fossimo all'interno di un film bisognerebbe tener conto di
diverse cose, tra cui appunto il contesto della scena, inquadrature successive, precedenti, eccetera. In questo caso vogliamo solo creare un bel quadretto per il nostro esperimento. Quello che mi interessa è farvi capire potenzialmente come potrebbe essere un buon setup di posizionamento delle luci. Semplicemente scelgo di utilizzarli leggermente in controluce, quindi arrivano alle spalle del personaggio, sia perché in questo modo non sporcano troppo il volto, che invece deve essere colpito dalle luci esterne, sia perché bagneremo il vetro e una luce che arriva dall'interno ci aiuta a sottolineare un pochettino l'effetto delle gocce sul vetro. Poi piazziamo una terza luce, questo Zhiyun 5-Ray M40, leggera, piccola piccola, la piazziamo lassù, sulla tenda, che colpisce il personaggio dall'alto, un po' come se fosse realmente una luce della stanza che magari arriva sul personaggio. La luce dall'alto ci aiuta, colpendo i capelli, a staccare un pochettino il personaggio dallo sfondo, a definirne un po' di più la sagoma, visto che in questo caso lo sfondo non lo lavoriamo perché non abbiamo i mezzi, non abbiamo il tempo, non abbiamo la scenografia né nulla, lo lasceremo più scuro possibile. Semplicemente questa ci aiuta tantissimo ed è importante, secondo me, che non sia anche quest'ultima colorata. Deve avere proprio questa funzione di definire in maniera naturale la sagoma del personaggio. Adesso lo vedete coperto perché abbiamo messo noi in maniera artigianale due piccole bandiere per non far arrivare la luce sullo sfondo. I pannellini LED, attenzione, sparano luce ovunque, chiaramente, quindi va sempre un po' lavorata. Andiamo a vedercela a schermo, vediamo se funzionano. Le calibriamo non solo in termini di intensità, ma anche in termini di saturazione. Gli smartphone tengono a saturare molto quando si tratta di colori. Stiamo usando Filmic Pro, che ci tutela da questo, ci permette di andarci un po' a lavorare, o comunque sono sicuro che non ci darà questo problema, ma comunque la comodità di lavorare con gli RGB è proprio questa, possiamo avere il controllo totale su tutto. Più sul vetro, puntalo un po' più al vetro, cioè puntalo un po' più sul vetro, esatto. Qui dovrebbe colpire di più. Esatto, così. L'altro, abbassalo alla stessa altezza di questo. Bene. Non male. Mi piace che il blu arriva soprattutto sul vetro, ora quando lo bagneremo secondo me renderà. Il rosso è prevalente, forse pure troppo. Dovremmo cercare di dargli più la sensazione del movimento. Ok, esternamente chiudiamo un po' le bandiere di questi LED in modo che colpiscano meno, vedete, il busto del personaggio. Creiamo un focus un po' più forte sul volto. Abbiamo anche cambiato effetto, c'era una dominante troppo forte di rosso. Sotto ho selezionato questa striscia come era prima, ma non solo rossa, ma cambia colore ogni volta, e sopra siamo più su un qualcosa di violaceo, che personalmente mi ricorda un po' le città moderne, futuristiche. Setup quasi completo, piazziamo una seconda piccola luce, sempre un 5-Ray M40, volta più freddo. Vorrei cercare di vedere il riflesso, vorrei creare come se ci fosse un punto luce. Allora noi siamo dal basso, quindi in teoria vediamo i riflessi a questa altezza. Eccolo qui, devo stare, ok, qui diciamo dove c'è la felpa. Ok, no, è totalmente inutile e ingiustificato. Forse lo potremmo posizionare qui. Ma secondo me può avere un senso così, dai. Proviamo a lasciarlo. Se non vi piace poi fatemelo sapere nei commenti. Insultatemi. Piove, guarda come piove. Bene ragazzi, per questo video è tutto, io spero che sia stato, come sempre, utile a qualcuno e soprattutto vi invito, nel caso in cui abbiate dubbi, domande, perplessità, consigli sono ben accetti, a commentare qua sotto. Sarà, come vi dicevo, il secondo video di una lunga serie, andatevi a recuperare il primo e soprattutto mettete segui al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video
in uscita. Vado a sistemare camera, c'è un casino, direi che ci vediamo alla prossima.